Tanta voglia per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock. Guarda te, da quanto tempo non ci si vede, da tantissimo tempo. Commentate, fatemi sapere come state. Comunque sia ragazzi, andiamo proprio subito, intersechiamo l'argomento di questo video. Come avrete sicuramente letto dal titolo, questo è un argomento che sono sicuro che per alcuni di voi è molto sentito. Non si è capito ancora perché, cioè, fa più scalpore questo argomento che l'Italia che non arriva ai mondiali. Siccome è un argomento molto particolare e farò delle considerazioni personali, e ripeto personali, alla fine del video, guardatelo tutto e prima di commentare senza che l'ossigeno vi arrivi al cervello, aspettate. Oggi faremo un test molto interessante e ve lo vado a leggere perché sono sicuro che mi impappino mentre lo dico. Prenderemo i più usati controller per PlayStation 4 e andremo a mettere a paragone l'input lag che c'è tra il momento in cui premiamo i rispettivi tasti di drop shotting e la fine dell'animazione. Per essere il più accurati possibili ci serviremo dell'ausilio di un software di editing, collegando via cavo tutti i controller alla console. Ovviamente faremo ciò all'interno di Rainbow Six Siege. Ha detto Rainbow Six Siege! Ha detto Rainbow Six Sergio! Sergio! L'ha detto! Aspettate, vi ho detto, aspettate alla fine del video prima di dire cagate. Aspettate, aspettate, guardate il test e poi ne riparliamo. Ok. Capito? Ok. Ovviamente non ho idea di quale possa essere l'esito di questo test, perciò farò delle considerazioni personali insieme a voi, chiamiamole un po' blindstorming, non so se esistono le blindstorming, però le abbiamo inventate adesso. Mr. Rock inventa termini a canis mentulam, anche questo è un termine inventato alla cazzo di cane. E quindi per questo motivo, ragazzi, vi dico, aspettate alla fine del video, facciamo le considerazioni personali insieme, poi io vi dico la mia esperienza di mesi con questi controller. E detto ciò, ragazzi, partiamo con i test. E sai che fanno crack, 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 te li spezzo quei ditini, te li divido in 20.000. Aspetta. Adesso vediamo l'esito del nostro test. Come vi ho detto all'inizio del video, ho preso come input il momento in cui premo il tasto e come fine della clip il momento in cui finisce l'animazione, come vedete, in cui si ferma il nostro operatore. Ok? Allora, come vedete, e ripeto, come vedete, come potete vedere, ho rinominato le varie clip, ma ve le faccio rivedere. Questa è quella del controller standard della PlayStation. Tac. Adesso vi faccio vedere quella dello SCAF Infinity. Tac. Quella dello SCAF Impact. Tac. Poi, dopodiché, abbiamo il Nacon prima serie. Tac. Tra l'altro ha laggato un attimino, non ho capito. Tac, ok, perfetto. E come ultimo, praticamente il nostro controller della PlayStation 4 con il tasto cerchio su R3. Tac. Ok ragazzi, cosa si evince da questa cosa qui? Guardate bene che praticamente i due SCAF hanno lo stesso input lag che ha il controller della PlayStation 4 standard se il tasto per drop shottare, per abbassarsi, è su cerchio.
Quindi praticamente lo scaf non fa nient'altro che ricreare lo stesso input che abbiamo sul cerchio. Il Nacon è leggermente più lento, ma ragazzi si parla di, andiamo a vedere, una cosa come un frame, cioè due se vogliamo esagerare. Mentre quello che invece è più lento è il nostro praticamente cerchio al posto dell'R3. Ed eccoci arrivati alla fine di questo video, ovviamente lo so già, vi aspettate chissà che cosa, infatti ragazzi andiamo a vedere cosa ha da dire il nostro Mr. Rock. Ma prima di tutto voglio sapere da voi nei commenti se vi aspettavate una risposta, un esito così dai test. Allora, andiamo subito a parlare della mia esperienza, ripeto, la mia esperienza personale con questi controller, che dura ormai da un annetto all'incirca. Abbiamo iniziato con il controller di PlayStation 4 standard. Sentendo parlare su un gioco come Rainbow Six delle magnifiche doti che avevano gli SCAF, dove se tu premevi il tasto, il paddle dietro, improvvisamente il l'omino faceva flash e si abbassava a tempo zero per terra, allora ho deciso di comprare prima di tutto un Nacon. Il Nacon ne ho sentito parlare molto bene, questo è un Nacon serie 1. Il problema del Nacon, ragazzi, è che non mi sono trovato assolutamente bene per come sono fatto io, come sono fatte le mie mani, perché quando vado a premere vado a toccare questa parte qui che secondo me è un po' troppo cicciotta. Inoltre i tastini dietro per me sono troppo duri e sono difficili da raggiungere bene, perché non lo so, non mi ci trovo per niente. È un ottimo controller dal punto di vista della modifica software, ma ha zero modifiche hardware, al contrario di uno SCAF e al contrario di zero rispetto a un controller standard della PlayStation 4. Dopo un po' che non mi ci trovavo, il Nacon l'ho abbandonato subito, ho comprato lo SCAF Infinity Pro, ragazzi, approfittando del Black Friday, degli sconti del Black Friday. Devo dire, ragazzi, che mi sono trovato veramente bene. Prima di tutto perché i paddle dietro sono veramente comodi. E il fatto che è completamente configurabile a livello hardware. Nel senso che voi potete cambiare i trigger, quindi mettere i trigger stop, cambiare la risposta di ogni trigger, renderlo più sensibile o meno sensibile, addirittura può arrivare anche a sparare da solo senza che premi il tasto, e su Rainbow Six rischi di ammazzare tutti i compagni di squadra. L'ho provato, è così, funziona. La morale di tutta questa favola è il fatto che effettivamente lo SCAF non è che ha un vantaggio maggiore perché ha un input lag minore, ma semplicemente lo SCAF, ragazzi, prende l'input lag che ha il cerchio standard della PlayStation 4 e lo mette sul paddle dietro. È un controller della Madonna. Io vi parlo della mia esperienza personale e del fatto che io mi trovo molto comodo come feeling allo SCAF. Detto ciò, ragazzi, fate le vostre considerazioni, ci tengo a sapere per l'appunto la vostra opinione, supportateci mettendo un bel like, e se non siete ancora iscritti a questo canale, iscrivetevi. Qui da Mr. Rock è tutto e ci vediamo al prossimo video!